Ciao ragazzi, stamattina faccio un video un po' diverso, vado a fare un po' di spesa, volevo andare a Esselunga, poi se ho un po' di tempo andiamo anche ad Intermarket a prendere un po' di detersivo. Adesso guardiamo quanto tempo ci mettiamo. Ed eccoci qua, siamo arrivate, adesso prendo un carrello e poi andiamo dentro. Poi stamattina sono passata in un altro Intermarket che cercavo una soluzione per lenti, non l'ho trovata e allora bisogna che vada un altro Intermarket. Ed eccomi qua, adesso andiamo anche in profumeria, continuiamo a fare prestissimo perché sennò dopo devo tornare a casa a farla mangiare. Dai, via. Allora, intanto non ho trovato da parcheggiare, allora dovrò prendere due cose, giusto? Giusto due cose. Ciao ragazzi, adesso vi faccio vedere tutto quello che ho comprato e niente. E faccio vedere almeno quello che ho comprato in Esselunga, perché non so se ce la faccio, perché mi è rimasto pochissimo tempo, dopo devo andare a lavorare praticamente. E quelle poche cose che ho comprato vi faccio vedere. Allora, tanto andiamo pochissimo. Ho comprato un po' di prezzemolo, i pomodorini, queste qua, datteri, sono buonissimi questi qua. Poi ho preso un po' di pesce, prendo il pesce solo a Esselunga, molto buono. Questo è anche scontato, così. Allora ho preso il salmone e poi ho preso anche i gamberetti. I funghi trifolati sono buonissimi, anche questi qua, funghi secchi, voglio fare un risotto. Allora, poi ho preso delle mandorle, ho preso sia queste che questa, non so come sono, se vogliamo fare una torta. Poi ho preso i peperoni in agrodolce. Cipolle, sempre in agrodolce, anche queste sono buone. Poi quando vado a Esselunga prendo anche sempre i booster, questi qua, che li trovo solo a Esselunga. Poi ho preso 2 kg di sale. Poi ho preso il tonno, 2 scatole di tonno, burro. Ho preso anche pesto genovese, che mi piace tantissimo, questo era anche scontato, non so com'è, non l'ho mai provato, però adesso lo assaggio. E poi ho preso anche aceto balsamico, questo qua, aceto balsamico di Modena, lo assaggiamo. Di solito prendo quello di Vittoria, che mi piace di più, però costa tanto e non l'ho trovato, ho preso quello lì. Poi ho preso anche i carciofini tagliati, erano scontati anche quelli, e poi ho preso anche questo qua, vi ho detto che era scontato anche questo. Allora, dopo ho preso la pasta sfoglia, che voglio fare la torta. Qua sono le zucchine, ho preso una soltanina, le patate, i peperoni, poi ho preso anche questi ciotolini qua in ovra dolce, sempre, ma quelli in aceto non mi piacciono, solo con aceto non mi piacciono. Poi ho preso la panna da cucina, sono quella un po' più piccola, con porzioni un po' più piccola, che mi trovo meglio. Sempre booster, l'ho preso, c'era anche il pochettino che era scontato, ho preso anche questo. Dopo ho preso anche i limoni, volevo prenderne due però non c'erano, ho preso quello lì, no, c'erano però erano di, non erano italiani, allora li ho lasciati lì.
Allora, poi dopo ho preso anche le nocciole. E poi ho preso anche le cipolle. Aglio. Ho preso anche una melanzana. Poi ho preso anche due banane. Allora, le carote. Ho preso anche un cetriolo. Quelli lunghi che sono più dolci. Poi dopo ho preso anche la moniaca. La moniaca non deve mai mancare a casa mia. Allora, dopo ho preso un attimo. Ho preso anche un po' di rucola, questa qua, e anche l'oregano. Poi ho preso anche un busto di patatine. Poi ci sono dei libanesi che ci piace tanto. Poi ho preso per me, perché la mattina mangio un po' di pane con burro d'arachidi o marmellata, mi prendo con l'occhio. E poi ho preso anche l'uovo. Niente, in tutto quanto ho speso praticamente 103 euro. E poi ho preso tante cose anche scontate. Tipo. Valeriana scontata 60%, no, non 60%, 60 centesimi di sconto praticamente non fatto. Le nocciole scontate, le patate 40% di sconto. Svelto praticamente. €2,98 ho pagato svelto, questo qua, confezione, non è male. Devo recuperare anche il pranzo, poi devo andare a lavorare. Queste qua, sai che mi porto in macchina, perché io tengo in macchina queste qua. Allora, ciao ragazzi, allora stamattina sono andata da Kedis, una profumeria Intermarket praticamente, questo qua. Poi sono andata alla saponeria e poi sono andata anche a Tigotà oggi. Allora, voi capite perché sono andata a Tigotà, che poi sono andata prima volta perché da poco che è aperto un negozio grandissimo con i parcheggi, e così mi sono trovata bene. Vi faccio vedere quello che ho trovato stamattina praticamente da Kedis, questi foglietti qua. Ho pagato €2,29 a Tigotà, questi foglietti qua ho pagato €0,85. La stessa cosa, la stessa identica cosa, ho pagato €0,85. Mi sa che se vado a fare le spese vado a Tigotà allora a questo punto, perché costa meno. Poi vi faccio vedere quello che ho comprato. Praticamente stamattina ho comprato questi foglietti qua, perché di solito prendiamo questi, ma questi qua costavano 2 euro. Questi qua a Tigotà ho pagato 68 centesimi. Una bella differenza, direi. Va bene, praticamente ho comprato da Kedis questo shampoo qua. E poi ho preso anche balsamo uguale. Questo qua. Proviamo, vediamo come va. Però non vi dico, non credo che torno. Poi ho preso la spugna. E poi mi ha regalato questo qua,
direi che pagato doppio ci sta. Che ti regalo qualcosa. Allora, dopo sono andata nella saponeria, perché poi in quel negozio lì da Chedis questa soluzione per le lenti qua ho pagato 2,60 euro la saponeria, 2,60 euro, e lì costava 3,50 euro, quasi 4 euro, non mi ricordo adesso, però costava una fortuna. Ho detto va bene, non lo prendo. Poi ho preso anche il detersivo, questo qua, che poi lo proviamo, non so com'è, la prima volta che lo prendo, e che costava 1,75 euro, era in promozione, di solito costa 2,90 euro. Vediamo com'è, dopo vi dirò come mi sono trovata. Allora, detti gotà, praticamente ho preso un rotolone, questo qua di carta, è grandissimo, l'ho pagato 3,50 euro, va bene, 3,50 euro, va bene. Poi ho preso questo qua, adesso non vi dico tutti i prezzi, dico più o meno. Poi ho preso anche questa cosa qua, che secondo me costava su 2 euro. Adesso non vi so dire, ma secondo me ha pagato verso 2 euro. Poi ho preso anche questo perché era in promozione. Poi ho preso questi panni qua, e poi vi dirò come mi trovo. Spontex microfibra, adesso vediamo come. Fanno microfibra, no, vedete, ah, ho preso anche, adesso faccio vedere anche questo. Con questo mi sono trovata benissimo, questo va bene per la cucina perché è un po' più rigido qua, e questo costa 1,29 euro. Ah, e quelli lì invece, i panni microfibra, questo qua che stavo dicendo prima costa 3,99 euro, però secondo me sono buoni da sentire così. Poi vi dirò come mi sono trovata. Allora, dopo cosa ho? Ah, ho comprato acido citrico. Di solito uso molto acido citrico. Acido citrico, non so cosa ho pagato, ma secondo me andiamo sui 5 euro più o meno. Ma come prezzo va bene, perché da altre parti li trovi 250 grammi e paghi 4 euro. Cioè, questo qua 500 grammi. Bene, secondo me costava su 5 euro, adesso non so dire, ma vedrete che saranno più o meno 5 euro. Poi ho preso anche questo qua, carbonato di sodio per biancheria bianca. Poi ho preso la trialina, di solito uso non so, tipo se vuoi pulire qualcosina, che c'era la colla si pulisce benissimo con questo qua, con la colla attaccata che non riesce a tirarla via, quello lì lo tiro via. Poi dopo ho preso anche questo qua, mangio polvere, l'avevo già provato, mi sono trovata bene, l'ho ripreso perché era anche scontato. Poi ho preso anche questo qua, dopo vi dirò come sono trovata anche con questo. Ah, niente, dopo ho preso crema corpo, questa qua, avena, 98% ingredienti naturali, speriamo che sia buono, non l'ho mai provato, vediamo. Poi ho preso anche un deodorante, tè verde, zero alcol, faccio vedere.
vediamo come mi trovo anche con questo. Poi ho preso la crema contorno occhi, questo qua non l'ho mai provato, lo provo. E poi un altro crema occhi, ho preso questo qua perché mi ho finito, ora guarderò come mi trovo con uno tra l'altro. E niente, dopo ho preso il dentifricio, bagno schiuma, un altro bagno schiuma, che poi tra l'altro questo nuovo c'è scritto zero solfati, speriamo che sia buono anche questo, di solito d'acqua è buono, però non so cosa costa adesso. Allora, la più antica contorno occhi, allora che è secondo me questo qua, la biblioteca contorno occhi 4,99, però va bene. Miniature di Otte Verde, quel deodorante qua invece costa 3,98. Ah, e questo diffusore di lavanda, quello che stavo dicendo prima, costa 1,99 euro. Questo non so, fatto sta che mi sono trovata molto meglio a Tigotà, secondo me anche la prossima volta torno solo a Tigotà perché a questo punto mi conviene, ecco, è tutto lì. Spero che vi sia piaciuto il video, ci vediamo la prossima volta, ciao.